Ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Altra grande vittoria del Napoli, altra grande prestazione del Napoli questa sera a San Paolo che batte 3-0 un Parma molto ma molto remissivo. Che poi a dire la verità, mo, detto tra di noi, a me il 4-4-2 come modulo non è che mi piace tanto, anche perché chi ha più o meno la mia stessa età sa che il 4-4-2 è un vecchio modulo che si usava negli anni 90, un modulo superato, un modulo obsoleto, sa? Dice, ma cacchio modulo è? Oggi tutti quanti giocano con il 4-3-3, 4-2-3-1, ma il modulo, questo 4-4-2, come lo intende Ancelotti, come lo intende, lo interpreta il Napoli, è un qualcosa di spettacoloso realmente. Il Napoli, un'ora, perché poi un'ora ha giocato il Napoli, sul 2-0 i ragazzi hanno detto, calmiamoci, andiamo un po' piano perché comunque sabato rimane una partita importante e si sono un po' tranquillizzati. Ma il primo tempo e fino a 2-0 di Milik, un grande spettacolo a San Paolo, grande partita del Napoli. Ovviamente la manovra di questo nuovo Napoli è un po' più elaborata rispetto a quello dell'anno scorso. L'anno scorso uno o due passaggi stavamo in porta, adesso è un po' più manovrata diciamo, l'azione di gioco, ma comunque resta sempre un Napoli spettacolare. Nel primo tempo che abbiamo avuto come minimo penso un 4-5 occasioni nitide per fare 2-0 e 3-0. Il palo di Insigne, Zielinski, mamma mia che gol, cosa ha mangiato Zielinski. Insigne che nella nuova posizione si è riscoperto un grande bomber, comunque un giocatore molto tecnico Insigne, diciamoci la verità, che a me piace quando gioca sulla fascia. Però per le qualità che ha, diciamo, forse è un po' sprecato. Ancelotti l'ha messo un po' più centrale, un po' più vicino alla prima punta, un po' più vicino alla porta. E i risultati si vedono, mai è stato così prolifico Insigne. Molte critiche ha subito anche, ha ricevuto anche Milik, dice che Milik non andava bene come attaccante. Quest'anno, questa sera, a tutti quanti perché ha fatto due gol. Il primo un bel gol, si è pigliato da poco il farfalla. Il secondo, diciamo, ha fatto tutto bene. Verdi, assist a Nazzavotto da attaccante puro, da opportunista. Comunque ha fatto una bella doppietta. Mi è piaciuto molto il Napoli, a parte i soliti, diciamo, fanno applauso a Alan perché ne mostra un animale, ma mi sono piaciuti anche soprattutto i nuovi. Dicimo, Maximovic ha fatto una bella partita, non ha commesso errori. Il Parma è stato molto ma molto rinunciatario, lo dobbiamo dire. Magari qualche tifoso di qualche altra squadra potrà pensare che il Parma si sia scansato. Potrebbe anche, diciamo che Parma non ne ha quattro, ma non ha giocato anche perché è stato il Napoli che non gli ha permesso di giocare. Abbiamo avuto quasi il 70% di possesso palla. Abbiamo fatto una cosa come 23 tiri a porta a 2, l'hanno surclassate. Con noi in aula di questa sera c'erano pochissime speranze. Stavo dicendo, mi è piaciuto molto Maximo, che non ha commesso errori, un giocatore che veramente era buttato nel dimenticatoio. Mi piace sempre di più Fabian Ruiz, che veramente è un giocatore di qualità eterna, ma penso che il giocatore che abbia sorpreso di più tutti quanti questa sera è chi non l'ha, chi lo tiene una fritta di spaghetti gli voglio in capo. Mal qui ha giocato bene, oggetto misterioso perché fino a ora era l'unico che zero ha fatto in un minuto. Bella e buona, ha girato un butto in mezzo campo, non mi è dispiaciuto sia in fase difensiva perché uno c'ha la preoccupazione che io via chi se non sa difendere, invece no, si è comportato abbastanza bene, ma soprattutto in fase offensiva, in fase di spinta. Adesso una veramente ha fatto il brutto e cattivo, il brutto e bel tempo su quella fascia. Io sai, testa corta, perché sto mal qui, secondo me, non dico che devo all'uovo, però testa corta, sai, anche perché non c'è più Sarri in panchina, perché lui era uno di quelli, forse l'unico che realmente credeva in te, come quando ce ne parlava male, risai, perché comunque è un ottimo terzino, ma occhio a mal qui. Bella vittoria del Napoli, un Napoli che inizia a prendere veramente forma, questo nuovo Napoli di Ancelotti stava dimostrando che cagna di giocatore, cagna gli allenatori, ma l'unica vera anti-Juve in Italia ancora oggi è
il Napoli, ma per dirlo bisogna aspettare la partita di sabato, perché sabato c'è il Juve Napoli alle 18. Non dico che l'amma vincere, ma si può anche perdere quella partita, che come stiamo giocando contro la squadra più forte d'Italia negli ultimi anni, degli ultimi 7 anni, 8 anni quasi, quindi si potrebbe anche perdere. Ma vediamo questo Napoli come affronterà questa partita sabato. Ne riparliamo sabato sera, ragazzi. Lasciate un commento se volete, lasciare un commento e dimmi la vostra su questo Napoli. Iscrivetevi al canale se vi fa piacere e mettete un like se vi fa piacere. Forza Napoli sempre!